Analizzando un po' le onde radio, dopo il casino con nostro padre e quella simulazione, ho captato una nuova onda radio. E questa onda radio pare essere dei rinnegati. Questo è un messaggio di alta priorità. Ci servono rinforzi. Il personale all'ascolto subito al rapporto. Rinforzi, eh? Sembrerebbe che abbiano bisogno di una mano. Investiga sul segnale radio dei rinnegati. D'accordo. Wow, che colpo letale! Dici che ce la faccio a prendere la testa da questa distanza? Secondo me sì. Eh già. Cos'è questo? Una fabbrica di tricicli? Però non è un triciclo, nonno. Allora, il segnale radio proveniva da questa parte. Che avete bisogno di una mano qui? Ma tu vuoi proprio morire? Come ti viene in mente di passeggiare in una zona di guerra? Beh, ho sentito un segnale radio. Se vuoi renderti utile, aiutaci a ripulire la zona dai mutanti. Altrimenti vedi di sparire subito dalla mia vista. Sì, signore, ci penso io. Sono armato tanto se non più di voi. Porca miseria. Becca di questo. Vedo che avete un po' di problema di infestazione. Avete provato col DDT? Ecco qua. E voi sareste degli ex membri della confraternita? Forza, vieni, affrontami. Sarò anche meno protetto di voi, ma sono più feroce. Se volete rendervi utili, seguitemi. Wow. Questo è un gioco che possiamo fare in due. Non sei l'unico con un Gatling. Dritto dove non batte il sole, fra. Ok, è l'ultimo. Ora si torna alla base. Ottimo. Ne siete sicuri che era l'ultimo, però? Bel martello. Allora, cos'è questo posto? Difensore Morrill, salve, mi hanno detto che vuole parlarmi. Salve. Ti dispiace spiegarmi cosa ci fai qui? Ho sentito il vostro segnale radio, ovviamente. Come diavolo hai fatto a captare il mio segnale? Perché sono bravo. Frequenze standard. Ah, ho capito. Ah, è uno di quei computerini che si montano sui polsi. Già. Bene, bene. Molto bene, bene. Sì, ma non te lo do. Ehi, calmati. Non te lo sto chiedendo. Te lo sto ordinando. Però potresti entrare lì dentro e parlare al protettore McCraw. Tu intanto vai, io lo avviso del tuo arrivo. Ti ringrazio, Morrill. Sì, Morrill. Sì, li abbiamo sistemati. Ascolta, sto mandando giù un locale. Devo farci quattro chiacchiere. Sì, esatto. Passo e chiudo. Vado, vado. Ah, mi ricordo ancora la prima volta che feci questa missione. Ero talmente pieno di roba che non potevo muovermi. Salve. Ok, allora. Tieni l'arma in fondina, le mani ferme e la bocca chiusa. Seguimi. Wow, che simpatia. Forza, ti farò vedere la stanza dei comandi. Arrivo, arrivo. Dunque, che fate qua dentro? Questo posto sembra tenuto davvero bene. Ma non credo sia vostro, vero? Buongiorno, mi chiamano il locale. Eccolo qui, protettore. Come mi è stato ordinato. Grazie, difensore. Dacci un momento. Signore, vorrei ribadire che quest'idea non mi piace. Sì, ma non frega niente a nessuno. E tu? Puoi andartene. Sì, e così è Morrill che ti manda. Già. Non ti mentirò. Concederei a un abitante della zona contaminata di lucidare la mia armatura. Ed è anche troppo. Questo perché sei simpatico. Ma tu hai quel computer al polso. Forse Morrill non ha tutti i torti. In effetti potresti servire. Quindi non vi servo io, vi serve il Pip-Boy. Dunque, tu vuoi qualcosa da me? Tagliamo corto. Ok, sei sicuramente più brillante di un abitante medio. Vedi tu. Il computer che hai sul polso è un dispositivo molto speciale. Lo so. Ti serve qualcuno che lo sappia usare. Me l'hanno Se regalato. Se ti va di collaborare, saprò aiutarti a mia volta. Di che tipo di aiuto stiamo parlando? In questa base si trova una tecnologia di altissimo livello, ma purtroppo non è accessibile. C'è una porta blindata e non riusciamo ad aprirla. Ok. Chiunque completi il programma di simulazione potrà avere accesso all'edificio, ma ci serve un dispositivo specifico, come il tuo Pip-Boy. Dovrai entrare nel simulatore e completare il programma. In questo modo si sbloccherà l'armeria. Fallo e spartiremo il bottino. D'accordo, mi sembra una buona idea. D'altronde di simulazioni noi ormai siamo esperti. Si tratta della liberazione di Anchorage in Alaska dai cinesi comunisti. Un evento di grande importanza nella storia americana. Ok. Stiamo parlando di prima linea, di combattimenti pesanti, senza protocolli. Ehi, hai visto con cosa sono entrato qua Durante dentro? La simulazione morirà. Andrai in arresto cardiaco. Mi stai ancora ascoltando, quindi presumo che ti interessa. Ma il tempo vola. Sibley ti porterà al pod e Olin ti darà le istruzioni. Se Ottimo. Non ti interessa, puoi anche andartene.
I miei uomini non ti fermeranno. Mi sembra una buona idea. Anche perché, te lo ripeto, hai visto con cosa sono entrato? Oh no, a quanto pare qualcosa è andato storto qui, eh? Non mi sembra che le cose vadano benissimo per voi, o sbaglio? Dunque, mi ripeti brevemente il vostro brillante piano? Toc toc, Colin, ho un nuovo amichetto per te. Ciao, sono il nuovo amichetto. Sì, speriamo che questo lo tratti meglio di quell'altro tizio, eh? Sì, l'ho visto l'altro tizio, ma simpaticone. Lo sai che non è stata colpa mia. Sì, certo. Cerca di fare progressi, ok? Vogliamo tutti uscire di qui. Bene, allora esci di lì e fammi fare il mio lavoro. Un simpaticone, vedo, eh? Ehi là, Olin! Sei qui per aiutarci? Benissimo, indossa questa, vai su quella sedia e iniziamo subito la simulazione. Wow, che simpatia! Che ne dici di darci una calmata, però? Oh, mi dispiace. Forse questa atmosfera di tensione... Direi proprio di sì, Olin. Hai ragione, non dovrei prendermela con te. Come posso aiutarti? Dammi un po' di informazioni, poi vedo di aiutarvi. Ci penso io, Olin. Immagino sia il momento di cambiarsi d'abito. Sono spettacolare. So che c'era un glitch di questo DLC, ma non ci ho mai provato. Ok, ho avuto un breve tutorial di tutto ciò. Prima di tutto, Gary, amico mio, vieni con me, per favore. Eccolo qua, bello felice, Gary. Allora, Gary, ci facciamo un viaggetto assieme io e te. Quindi è il momento di partire. Gary, si parte. Link, starto! Wow! Che bel cielo! È caduta. Quando ho visto il paracadute ho pensato che fosse arrivata la tua ora. Spero che gli altri ce l'abbiano fatta. Non credo che le loro pattuglie ci abbiano visto. Così almeno abbiamo ancora la furtività dalla nostra. Hai ancora delle armi con te, quindi condurrai tu. E ci andrai. Le armi tacciano che piova fuoco da ogni angolo di cielo. Ah, tranquillo, ci penso io. Come previsto. Poi faremo saltare in aria quell'artiglieria. Sei molto prudente. I comunisti non fanno prigionieri. Ah, maledizione questi comunisti. Comunisti! Quindi, la mia prima arma è una pistola silenziata? Beh, che dire. Certo, tu prendi il giro veloce, eh? Sai che ti sparerei la schiena? Ah, tanto. Lo sappiamo tutti e due che è una simulazione questa. Questo non vuol dire che io non mi possa divertire. Ciao ciao soldato cinese. Ah, sti maledetti comunisti. Comunisti! È facile combattere coi fucili quando uno ha solo una pistola, vero? Questa simulazione è poco realistica, non posso neanche lootare i corpi. Vai, 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 corri, corri, corri. Carmelo, te lo ripeto, è facile combattere contro chi ha una pistola e tu un fucile, eh? L'ho sempre saputo che non eri una brava persona. Carmelo, dove sei? So che sei qui. Beh, questo è mio ora. Ah, che bello. Munizioni gratis. Ora giochiamo ad armi pari. Non è più così facile, eh? Ma quanti cavolo siete? Beccati questa pioggia di piombo. Stronzo. Ho munizioni infinite io qui. Non me ne frega niente. Ed ecco qua il mio fidato fucile da cecchino. Eccolo lì il cinesino. Ciao gambina. Tec tec, che scherzo che fai. Mi sa che mi tocca farmi il giro lungo, eh. Dovrebbe morire con un colpo questo. Non siamo cecchini mica per nulla. Oh oh, un Gauss Rifle. Stai buono. Solo 4 colpi, eh. Che schifo di simulazione. Sapevo che era meglio comprarsi l'Oculus. Mamma diceva no, abbiamo già la realtà virtuale a casa. La realtà virtuale a casa, eccola. Ah, sei tu, bravo! Vedo che sei ancora vivo. Dannazione, questo posto è pieno zeppo di cinesi. Non ci ho rimesso la vita per un miracolo. Certo, perché io invece mi sono fatta una passeggiata di salute. Perché ci hai messo tanto? Sì, certo. Non ti compiacere troppo, Pivello. Senti, chi parla? Hai scalato una montagna per arrivare qua. Siamo pronti a spazzare via tutto. Andiamo. Ti copro le spalle. Bravo. Fai attenzione quando passi su quelle sporgenze. Sarebbe una bella caduta. Mi stai minacciando di spingermi? Ma pensa te sto cretino. Occhi aperti. Intravedo compagnia. Fatevi. Sì. Anche loro hanno intravisto compagnia, mi sa. Ecco qua. Aspetta che mi sembra di vedere qualcuno lì. Sì. Guarda come lavora un professionista, Montgomery. Così si fa. Dobbiamo attraversare quel tubo. Io che pensavo di essere l'unico a voler sfidare la morte. Ma stai zitto, va. Non sei neanche reale. Mi sa che questa è una scorciatoia, Montgomery. No, però abbiamo un po' di informazioni sul nemico ora.
Eccole qua, una di 10. Se vivessi un altro giorno senza vedere una strettoia, morirei felice. Oh! Vedi, quando dici le tue stronzate distrai la gente. Poi la gente viene ammazzata per colpa tua. Sappilo, se muoio in questa simulazione di merda è colpa tua. Chi mi ha sparato? Chi c'è chi drento chi? Un'altra valigetta e un altro lunastro. Non guardarmi come un cretino, spara. Oh oh, attenzione, territorio nemico. E smetti di sparare fuoco. Un momento di distrazione della fine. Abbiamo tagliato un bel pezzo. Ci siamo evitati un'imboscata. Dunque, cosa ci attende qua dentro? Shh, non farti vedere. Ma porca miseria. Preso. Così si fa a non farsi vedere, idiota. Troppo tardi per l'effetto sorpresa. Beccati questo. Al volo, hai visto? Così si fa. E infatti come premio riceviamo altre munizioni. Tu da dove sei saltato fuori? Se fossi... un soldato cinese, nel momento in cui senti sparare, la prima cosa che fai è andare a vedere cosa succede. Non starei certo fermo a fare ancora la guardia. Ma cosa ne vogliamo sapere di cosa pensano questa gente? Cosa ci sarà dietro questa porta, secondo te? Un altro lunastro e un'altra suitcase. 3 informazioni su 10, fantastico. Wow, siamo belli in alto qui. Guarda là, ci sono dei carri armati. L'offensiva cinese si sta muovendo, compagno. Chissà se posso ucciderlo. Direi che posso farlo. Sono 2 cinesi in meno nel mondo. Cazzo. Già, è proprio un gran bello spettacolo quello, eh. Un po' come questo. Laggiù, li vedi? Sono i maledetti carri monster. Non ti preoccupare, sono tutti troppo lontani per attaccarci. Ma noi non siamo così lontani per sparargli un colpo al fianco. Oppure in testa. Guarda un po' un'altra valigetta e altri nemici. Stai giù. Non fare nulla. Non dire una parola. Preso. 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 Questo è essere professionisti. E non ci vedrà mai. Ok. Eccoli qua i missili. Forse non c'era neanche bisogno di noi qui. Oh, c'è sempre bisogno di un soldato. Quelli che abbiamo ucciso sono cinesi in meno a cui dovremmo sparare. Via dal mio paese comunista. Sì, ma non mi passare davanti, idiota. Fai proprio schifo come soldato tu. Fattelo dire. Ecco qua. Guarda te se devo lavorare con certa gente. Parlando un attimo off topic di questo DLC, io pensavo che alla fine del DLC ci sarebbe stato tipo una corruzione e che avremmo dovuto combattere anche contro i nostri stessi soldati a un certo punto. Vabbè, quello era un mio pensiero. Ci sarebbe stato. Altro lunastro, ma niente valigetta. Ecco qua. Io ci ho pensato, non tu. Smettila di prenderti meriti che non hai. Oh, ma guarda un po' chi è che si sta nascondendo male. Ehi, cosa sta facendo? Cosa fa? È un ninja questo. Non le avevo mai viste queste acrobazie incredibili. Non fare casino. Eccolo. Pensavi di non essere visto, eh? Grazie. Ora questa è mia. Certo sono vestito come il nemico, ma... ehi. Ehi. Ecco qua. Sono pericolosi sti cinesi, eh. Non saprei della loro presenza finché non ti sono attaccati, eh. Che succede? Che è? Cannoni. Ti dispiace fare qualcosa di utile? Ma porca miseria, ma io devo lavorare davvero con sta gente. Iniziamo a fare il nostro vero lavoro. Via 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 via. Addio al cecchino. Lanciafiamme. Questo è pericoloso. E addio al loro primo cannone. Mettiamo l'esplosivo e leviamoci dalle balle. Ecco qua. A quello ci penso io. Preso. Sì, ma solo perché sono io quello bravo. Andiamo al lavoro. Ok, questo dovrebbe essere l'ultimo, giusto? Ecco fatto. Andiamocene. Vediamolo esplodere. Gusto è buono.
ammazzeremo tutti. Sì. Hai visto che bella esplosione?